Ciao ragazzi, il 2022 è appena passato e in tanti hanno tirato le somme sui loro giochi preferiti giocati l'anno scorso. Quei titoli che nel 2022 ci hanno trascinato, vuoi per gameplay, vuoi per narrativa o musiche, o per l'insieme di tutto quello che riesce a fare di un videogioco un'esperienza indimenticabile. Il 2022 è stato un anno un po' particolare per me, ho provato tantissimi giochi, ma ahimè non sono stati poi così tanti quelli che ho completato come avrei voluto o proprio portato a termine. Ed altri sono ancora lì in attesa di esserlo perché inseriti in serie live che porto volentieri ma che allo stesso tempo mi privano della possibilità di giocare nel tempo libero e chiaramente vanno ad ingigantire all'infinito quel backlog che ormai è, boh, non si sa più, un buco nero con vabbè cose. In questo video vi racconto la mia top 3 dei giochi dell'anno, ma ci sarà spazio anche per qualche menzione d'onore e anche per un paio di delusioni mica da ridere. Mettetevi comodi perché sento la rabbia di alcune persone che sta già crescendo. E se avete un parere diverso dal mio, o se volete semplicemente dirmi la vostra top 3, lo spazio nei commenti è sempre aperto, mi raccomando, con rispetto. Me? Al terzo posto dei miei preferiti, Elden Ring. L'ultima opera di From Software è stata nuovamente capace di trascinarmi nel loro modo di fare videogiochi. Non mi sono mai messo ad approfondire troppo trame e sottotrame, perché ciò che mi spinge maggiormente è proprio l'esperienza generale che i titoli di From Software mi portano ad avere. Quel mix di stupore per l'ambientazione, goduria per le musiche e frustrazione per la sconfitta che però in qualche modo riesce a rapirti e desiderare di averne ancora. Più giochi e più vuoi giocare, perché una volta superato un boss o una zona che ti stavano massacrando, la gratificazione sarà tale che sarà valso ogni momento speso a provarci, lacrime e sangue comprese. Al secondo posto un gioco di tutt'altra caratura, direi. Un piccolo indie da un paio di euro che mi ha intrattenuto come pochi altri nel 2022. Vampire Survivors è sostanzialmente un bullet hell dove a generare i proiettili sei tu col tuo personaggio. Ondate di mostri che crescono sempre di più fino a coprire l'intero schermo e tu lì in mezzo col tuo personaggio a generare il caos cercando però di sopravvivere. Decine di potenziamenti attivi e passivi aiutano a creare quelle che possiamo considerare delle vere e proprie build. Si può muovere solo il personaggio, tutto il resto è automatico, ma nella sua semplicità è una droga. Non vi lascia andare e maggiori saranno le abilità che troverete, i personaggi, gli stage o i segreti sparsi in giro per il gioco, maggiore sarà il divertimento. I nomi scelti per gli oggetti, i personaggi e spesso anche le mappe create ad arte dal team vi strapperanno sicuramente ben più di un sorriso. Per farvi qualche esempio, trovi un personaggio nuovo e si chiama Poeraccio, quindi Poeraccio. Da noi suona tutto in un altro modo, ma anche Porta la Donna con le nostre assonanze, e poi questo nuovo che si chiama Mecoioni, quindi io non so cosa dire, Mecoioni è bellissimo. Oggetti come Re Bibbia, il libro che gira attorno facendo danni ai nemici, ripreso decisamente da Castlevania, ma anche i nemici stessi, c'è un mostro che si chiama Minotauro, Orochimario, cioè ragazzi, chiunque dovrebbe avere questo titolo in libreria, specialmente se italiano. Ma in ogni caso, al di là del divertimento per leggere queste cose, la colonna portante resta quanto coinvolgente resti l'insieme delle cose. Sebbene parta da un principio semplicissimo e sebbene i fan di Castlevania riconosceranno ben più di un mostro potenziamento già visto, a mettere la classica ciliegina sulla torta troverete delle musiche davvero perfette per accompagnare le sessioni di gioco. Provatelo, dovete provarlo. Al primo posto, non è certo una sorpresa per chi mi conosce anche solo un pochino, Xenoblade 3. Xenoblade 3 è senza ombra di dubbio la mia prima scelta per il 2022, il mio GOTY personale, senza dubbio. Un gioco incredibile sotto tanti di quegli aspetti che faccio fatica a crederci che ci siano riusciti. Come al solito, non esiste il videogioco perfetto, c'è sempre qualcosa che si può limare, che si sarebbe potuta gestire o fare meglio, e tutto quello che volete, per carità. Ma questo gioco è letteralmente un manuale su come andrebbero fatti e soprattutto scritti i videogiochi nel microcosmo dei JRPG. Un cast di personaggi coinvolgente, una narrativa e soprattutto una regia delle scene che non credevo possibile, sia per la console ospitante, sia in generale per un videogioco. Il tutto accompagnato in ogni singolo istante dalla musica perfetta per la scena, e per quanto fosse spaventosamente bella Counter-Attack in Xenoblade 2, per farvi un esempio, l'utilizzo delle musiche nel terzo episodio è stato decisamente più saggio a parer mio. E questo a prescindere dal fatto che poi a me siano piaciute magari più quelle del 2 o del 3 o dell'1, non è questo il discorso, è proprio un discorso di utilizzo delle musiche e di gestione dei temi. Una storia che parte poi immediatamente con tematiche molto forti, con un senso di oppressione dei protagonisti che si ritrovano ciclicamente ad alimentare con la propria vita la guerra tra le fazioni. Un gruppo di villain sempre presente, in sottofondo o meno, e che funziona bene in quanto gruppo, anche se avrei voluto magari approfondire meglio la storia di alcuni di loro, che sembravano interessanti, ma poi non sono stati approfonditi perché sono eccessivamente numerosi, forse. Tutta una serie di volti nuovi in quella che possiamo tranquillamente definire una storia nuova, ma in un mondo conosciuto, completamente coerente con ciò che la serie
serie ci aveva portato a vivere e con qualche faccia conosciuta a spiegarci molti dei collegamenti. Non è tutto risolto, non è tutto chiarito, ma resta incredibile il lavoro svolto e sinceramente non vedo l'ora di sapere se il DLC, espansione della storia previsto per il 2023, andrà a chiudere una parentesi passata oppure sarà proiettato verso il futuro del mondo che abbiamo difeso con i denti tra lacrime e sangue nel terzo episodio. Vedremo dove andranno a parare, ma in generale la soddisfazione è stata esagerata. Non è un gioco per tutti, ma sono convinto che tutti dovrebbero giocarlo, un gioco del genere. Un gameplay decisamente fuori di testa, che mischia e migliora sapientemente le meccaniche già viste nel passato della serie per creare qualcosa di nuovo. L'esperienza generale viene forse un po' intaccata dal bilanciamento, perché c'è sempre il solito problema dei videogiochi che li devi fare per vendere, quindi se li rendi più accessibili, questo porta che magari vai a expare un po' di più nelle missioni secondarie, ti fermi un po' di più, e quindi sei livellato e va bene, magari riesci a distruggere un po' la difficoltà del gioco. Si può limare questa cosa con un pochino d'attenzione, magari aumentando la difficoltà e alcune cose, ma in generale, come tantissime, la maggior parte purtroppo degli RPG in generale, quindi non solo i JRPG, il gioco si rompe, a un certo punto si può rompere semplicemente buttandoci dentro ore di gioco per farmare. È molto semplice questa cosa e accade purtroppo anche in Xeno 3. Ogni capitolo della storia ha i suoi momenti forti, ma ogni scena racconta qualcosa e chi ha avuto modo di conoscere ed approfondire specialmente i primi due episodi, prima di affacciarsi al terzo avrà tutta un'altra visione dell'insieme, ma a prescindere da ciò, il gioco cresce di capitolo in capitolo e così fanno anche i personaggi, mostrando tutto di loro. Ma se dovessi scegliere un singolo momento da prendere come emblema del videogioco del 2022, beh, credo che la scena, la costruzione della scena che porta dalla fine del quinto capitolo all'intro del sesto sia un qualcosa che andrebbe letteralmente insegnato nelle scuole di questo tipo, perché è pazzesco quello che hanno fatto. Questa è la mia top, non vedo l'ora di leggere la vostra. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like, joinate Discord e lasciatemi un commento sotto, così capisco anche i vostri gusti. Una menzione d'onore va sicuramente a Bayonetta 3, che non inserisco in classifica perché lo stiamo portando in live e quindi non ho ancora completato quantomeno il gioco base. Ma porca miseria, quanto è bello, quanto è sfacciato, quanto si riconferma quel miracolo di hack and slash che è stato fin dal primo capitolo. Una mole impressionante di combo, di armi, di poteri stravaganti ed esagerati in un mix di situazioni al limite e che ti porta a passare attraverso 200.000 generi diversi perché semplicemente in quel momento si poteva fare, ci stava bene, ed è vero, ci stava bene, è fuori di testa quanto è bello. Platinum Games è questo, è mostruosamente brava nel videogioco arcade ed è qualcosa che non gli eleva nessuno. La trama è funzionale, non è niente di impressionante, c'è un qualcosa, queste tematiche del viaggio, dei cosi temporali, delle linee, è un po' trita ritrita, quindi magari ci stiamo un po' stufando, almeno io, a me sta capitando, però in generale è funzionale, funziona, ti porta avanti nel gameplay, quella è la cosa principale, quindi va bene. E le musiche sono talmente malate ed estreme anche in questo caso, che nell'insieme delle cose ci stanno comunque bene, perché a volte ti chiedi, ma com'è possibile che sto ascoltando sta roba con sto ritmo e sto facendo sta cosa? Che cosa sta succedendo nella mia testa? Però funziona tutto, sei gasato alla fine. Switch preso per i capelli, assolutamente tirato al limite, secondo me. Un framerate magari non sempre granitico, perché ha sicuramente dei cali, ha dei drop, me ne sono accorto anche in live, sicuramente ci sono stati, non troppo nei combattimenti, magari, ma in alcune scene, specialmente facendo i 360 gradi della telecamera, si notano, soprattutto in zone magari tanto ampie, con tanti effetti, eccetera. Però ci sono tantissimi effetti, appunto, e l'impatto visivo e grafico, sebbene resti legato alle potenzialità della console, devo dire che non mi è dispiaciuto, salvo forse in qualche zona un po' più aperta, dove si vede un po' più di carenza di dettagli, soprattutto per quanto riguarda la vegetazione. Allo stesso modo, anche diversi modelli delle strutture, come palazzi eccetera, delle volte sono un pochino a ribasso, sono molto semplici e basilari, ma diciamo che posso perdonargliela questa cosa in termini grafici per un singolo motivo che è molto importante. Se pensiamo che i palazzi di cui stavo parlando te li tirano addosso in questo gioco mentre cavalchi un drago gigante a 300 km/h che usa 4 navi per scivolare sull'acqua mentre un mostro enorme divora il pianeta sullo sfondo e ti lancia cose, beh, io credo che l'attenzione debba andare verso quella parte dello schermo, mentre con quello che stai facendo, mentre scivoli tra i palazzi che si deformano. Se poi sono un po' PS2 i palazzi, secondo me, pazienza rispetto all'insieme delle cose. Credo, ma questa è una mia cosa personale, una mia convinzione personale, che sia molto più bella questa cosa qua rispetto a vedere il muro super realistico, impressionante, che non si può il fotorealismo immondo e poi non c'è alcun tipo principio di fisica che ti possa permettere di interagirci. Preferisco una cosa di questo tipo, un po' più videogioco, tra virgolette, rispetto a una fotografia che fotografia resta. Ci sono poi, sostanzialmente, due delusioni che hanno accompagnato il 2022. Avrete notato che il terzo posto, ovvero Elden Ring, ci ho messo proprio poco a descriverlo, perché rientra anche nelle mie delusioni.
merita la terza posizione, ma non posso fare a meno di pensare anche questo. Elden Ring è quindi tutto quello che vi ho descritto ad inizio video, e in generale trovo che sia e resti comunque un gioco ed un'esperienza della Madonna, non fraintendetemi, ma allo stesso tempo non ho potuto fare a meno di restare deluso nel vedere che, sebbene From sia riuscita ad applicare la sua formula anche all'open world in un modo decisamente soddisfacente, nel farlo ha trascinato e spesso amplificato dei problemi che si porta dietro da quando esiste questa serie. Non vi parlo del semplice e spesso risolvibile bug, non vi parlo neanche del bilanciamento che sparisce completamente a seconda di come gira il vento, perché questi, sebbene possano essere comunque considerati veri e propri difetti, perché potrebbero esserlo, esattamente come in Xenoblade fanno parte di un limite del genere, soprattutto il bilanciamento. Quindi ok, lo segnalo, ma vabbè, ci passo sopra perché so di poter fare qualcosa a riguardo. Tralasciando quindi queste problematiche, tra virgolette, quello che mi ha portato a restare deluso è il non aver fatto più di un paio di passi avanti dal punto di vista dell'intelligenza nemica, che continua ad essere così tanto limitata da non far percepire ai mostri nemmeno dove si trovano e quindi ad interagire nel modo corretto con la mappa di gioco e allo stesso tempo contro il giocatore. Questo ha portato diversi mostri ad uccidersi da soli durante le mie run. E non vi parlo dello scheletrino che non ha nessuna rilevanza, chi se ne frega, morì da solo in un angolo. Vi parlo di draghi, di alcuni boss della storia, di alcuni momenti dove la mia esperienza è stata devastata da un combattimento che semplicemente non ho potuto fare, perché il mostro non è stato pensato per stare dove si trova. Il solito sistema di targeting che funziona e non funziona, le solite collisioni che per qualche motivo avvantaggiano i mostri in modo fantasioso, e le tremende penetrazione di qualunque cosa poi non hanno migliorato di certo la situazione. Sono cose che vediamo ormai da troppo tempo in questa serie. Dovrebbero limarle, dovrebbero toglierle per fare un passo avanti. Perché è anche per questo motivo che in tanti, sebbene si possa sbagliare su questo tipo di ragionamento, continuano a pensarlo come un reskin di Dark Souls, perché mantiene tantissime delle sue cose, delle sue soluzioni, delle sue problematiche. Insomma, ci sono gli stessi identici problemi di sempre, ma spesso, come dicevo, amplificati dal mondo di gioco, ed è qualcosa che probabilmente faccio sempre più fatica a sopportare, specie in un mondo dove vedo un sacco di gente che continua a passarci sopra e a far passare giochi di questo tipo come opere perfette, dove se qualcosa non ha funzionato la colpa è tua. Tutto questo dovrebbe finire, e secondo me si dovrebbero aprire gli occhi in modo che l'opera perfetta possa davvero rischiare di arrivare prima o poi, senza far credere a chi queste opere le crea che stiano già facendo il meglio possibile, perché si può sempre migliorare. E un feedback per sistemare, correggere o modificare una cosa che può non piacere a tanti, o che comunque non è magari fatta bene oggettivamente, può semplicemente aiutare il loro lavoro. Non li state massacrando, perché non farlo? Vi ho elencato chiaramente solo alcuni dei problemi, solo alcune delle problematiche. Ci sarebbe da discutere la gestione delle quest, il New Game Plus e tanto altro, ma serve spazio anche per l'ultimo gioco di questo video, che probabilmente farà arrabbiare ancora più persone. Ma ci arriviamo adesso. God of War Ragnarok. Faccio una grande ma doverosa premessa. Non ho ancora portato a termine il titolo, quindi è più una serie di sensazioni accumulato nel corso delle ormai 9-10 ore che abbiamo giocato in live assieme. Non è quindi una recensione, non è quindi un voto totale, non c'è niente di tutto questo, sono sensazioni, in base a 9-10 ore. God of War Ragnarok si presenta come il continuo della nuova avventura di Kratos iniziata nel 2018, e sostanzialmente questo è. Con qualche smussatina lato meccaniche, con qualche miglioria lato gameplay, e qualche scelta per rendere più rapida l'esplorazione rispetto al capitolo precedente, ma non fa assolutamente nient'altro. Quello che mi ha portato ad essere deluso da ciò che sto giocando è come viene gestita la vicenda dal punto di vista del racconto. Ci sono da subito i soliti palleggi tra momenti forti e momenti divertenti al quale ci hanno abituato, va benissimo, e non è tanto quindi un problema di dialoghi, quanto di come questi vengano gestiti in momenti estremamente lenti e con quella formula che, secondo me, funzionava bene all'epoca di giochi come Gears of War, ma che come tutte le cose rodate deve avere un'evoluzione per staccarsi, reinventare o rinnovare una formula. God of War parla di tante cose e parla anche di coraggio, ma è il primo a non averne. Tornate con la vostra memoria a Gears of War 1 o 2. È impostato esattamente nello stesso modo. Non mi interessa conoscere o sapere quale sia stato il primo gioco a fare questo. Non è un God of War copiato Gears of War, non è quello il punto. Il punto è che c'è un'impostazione che è veramente molto simile, quindi rodata, quindi che già funziona, ma di circa 15-18 anni fa. Forse è un po' troppo, forse dovremmo andare avanti. In Gears of War c'era la scenetta in cui c'era il dialogo tra i personaggi di quel momento, quindi si camminava, movimenti un po' rallentati, si andava avanti con i dialoghi, finiva la scena, arrivavano i mostri, piccola arena con i mostri, si affrontavano i mostri, gong di fine combattimento, una sorta di brrrr per farti capire che sono morti tutti i mostri, e si ricomincia con la stessa cosa. Ed era un'impostazione
che funzionava, era abbastanza nuova in quel periodo e quindi funzionava bene. Il sistema di coperture di Gears è una cosa nuova, eccetera, il gameplay TPS molto action, molto carico anche dell'engine di Epic, che era, vabbè, tanta roba la Real Engine in quel caso, ok, tutto quello che volete. Però questo era, se voi giocate God of War l'impostazione è esattamente la stessa e secondo me bisogna fare un passo avanti. E faccio questo discorso perché già nel 2018 God of War era così. Quindi ok, si sono avvicinati a qualcosa di diverso per Kratos, d'accordissimo, hanno ricambiato completamente un po' le cose, hanno cambiato il ritmo, hanno cambiato anche il genere volendo, sono molto più narrativi in stile Sony, va tutto bene, però mi aspettavo che poi quella fosse, cioè sarebbe stata la base per poi andare a migliorare, evolversi in un modo impressionante, invece hanno fatto nuovamente un buon compito, ma un compito, un compitino, il minimo. Questa volta ci sono meno scontri con valanghe di miniboss tutti uguali. Nell'uno c'erano un sacco di troll, ok, praticamente la stessa cosa ogni volta, salvo forse l'elemento diverso, cose del genere. Ma almeno per ora mancano quelli importanti, e salvo qualche raro momento, a me sembra di aver solo camminato e assistito dei dialoghi per tutta l'esperienza, perché anche i combattimenti sono poi pochi secondi, pochi momenti, e poi si continua a parlare e muoversi nelle mappe parlando, risolvendo enigmi. E qui arriva un altro problema. Gli enigmi non sono mai troppo complessi, ma vengono ridicolizzati da un sistema di aiuti che non ti lascia neanche il tempo di pensare a una soluzione, perché i personaggi vicino a te ti suggeriscono cosa fare dopo 2 secondi, arrivi nella scena, guardi un attimo attorno, ti stanno già dicendo che devi guardare lì per fare quello e fare quell'altra cosa. Ma perché, maledizione? Anche graficamente, sebbene l'impatto visivo sia certamente lodevole perché è bellissimo da vedere, siamo di fronte comunque a un gioco PS4 ottimizzato per PS5, laddove una nuova veste generazionale dovrebbe arrivare, secondo me, un po' prima di 2-3 anni dopo l'uscita della console, però vabbè, c'è sempre più o meno stato questo ritmo, quindi non è un difetto, il gioco comunque è bellissimo, quindi amene, quasi passa sopra, non è una critica esagerata. Io però capisco che Sony abbia per il 99% dei suoi titoli la stessa cavolo di impostazione cinematografica che funziona, che piace alla massa, non lo metto in dubbio, ma in questo modo si mortifica, secondo me, l'altro lato del videogioco, e questa cosa mi sta diventando davvero stretta. Tutto questo menarsela per cercare di avere la scena tecnicamente da Hollywood sta facendo dimenticare ad alcuni nomi importanti dell'industria quando il videogioco e le grandi storie si raccontavano pad alla mano. E tutto il resto era comunque importante, ma non l'unica cosa importante, l'unica da valorizzare davvero. Accidenti. Nemici abbastanza simili tra loro ad un sistema di combattimento, almeno per quanto riguarda Kratos, che secondo me risulta ancora piuttosto rigido nei movimenti e nell'animazione in generale, con tutta una serie di mosse risolutive da poter fare ai nemici ed una serie di QTE che bene o male sfociano quasi sempre nella stessa scena trita e ritrita, che almeno per chi vi parla sta facendo percepire il combattimento di questo gioco come un qualcosa che sembra trattato come superfluo ed inserito spesso a forza, mentre dovrebbe essere sempre la cosa principale, no? Visto il genere. Io capisco quindi che gli piaccia così tanto The Last of Us, ma trasformare ogni IP PlayStation in The Last of Us è la cosa giusta? Non sono d'accordo. Poi ogni tanto salta fuori il Returnal della situazione e ci ricorda che siano comunque in grado di fare ottimi videogiochi, pensate attorno al gameplay dove comunque la narrativa è soddisfacente ed accompagna l'esperienza in modo automatico. E meno male che esistono, meno male, perché altrimenti a parer mio sarebbe una tragedia. Comunque, lo porteremo avanti e speriamo che mi faccia cambiare idea, che tutto fosse un lungo prologo secondo me abbastanza lento e noioso, per poi aprirsi al vero videogioco, God of War. Perché se continua così per 30 ore o quanto sarà, non lo so, non so se vorrò acquistare il terzo episodio, qualora arrivasse, perché avrò un trauma da questo, in questo senso. Signori, io ho finito, spero che sia stato divertente, forse no. Il video è uscito un po' lunghetto, ma vabbè, ci tenevo a dirvi la mia a modo mio, quindi ora fatemi sapere la vostra, mi raccomando. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, entrate su Discord, iscrivetevi, mi raccomando, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!